Hai minasan konnichiwa, pillola di Giappone e yokoso. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video pillola di Giappone. Qui sono le 2:45 più o meno e mi sono preparato, perché fa molto freddo, per andare al tempio Ikegami Honmonji, laggiù dove c'è la pagoda, perché oggi fanno il Mamemaki. Adesso vi spiego che cos'è. Eccomi qua, sono arrivato al fiume Nomigawa. Laggiù in fondo, girando a destra, c'è l'ingresso di Ikegami Honmonji, però io decido di andare su al tempio passando per una scalinata che sta un po', diciamo, sul retro. Infatti da questo tempio, lo Yogenji, è possibile andare dietro, salire e arrivare fino a Honmonji. Ecco, già c'è un monelletto che gioca. Allora, mentre salgo dal retro, vi racconto di questa tradizione giapponese chiamata Mamemaki. Mame significa fagiolino, mentre, o fagiolo, di solito si intende il fagiolo di soia, mentre maki è il verbo mak, che significa spargere o piantare. Ecco, già mi è venuto il fiatone, mi devo fermare. Breve pausa al cimitero. Allora, vi racconto un po' di questo Mamemaki. È una tradizione che ha a che fare con l'antico calendario giapponese basato sulle fasi lunari. La festa cade il 3 di febbraio ed è una festa, è un rito che si fa più legato ai santuari shintoisti che ai templi buddisti. Però anche nei templi, quindi appunto qui ai Ikegami Honmonji, fanno questo rito che piace molto ai bambini, che è quello appunto di lanciare da una posizione sopraelevata dei fagioli. I bambini raccolgono questi fagioli e so che insieme ai fagioli dovrebbero essere lanciati anche dei soldi, quindi delle monetine. Qui ci sono dei bambini che tipo cercano di prendere e accumulare più fagioli o più soldi possibili, insomma. Comunque va bene. Questo rito è un rito, diciamo, apotropaico, che serve per scacciare il male e avvicinare il bene. Si dice, c'è una frase che viene pronunciata in questo rito, che è Oni wa soto e fuku wa uchi. Significa che gli orchi si allontanino, vadano fuori, vadano via, che la fortuna invece entri dentro casa. Oni wa soto e fuku wa uchi. C'è da dire che questa festa si chiama Setsubun. Setsubun significa parte di giuntura, la giuntura delle due stagioni, che vede appunto la primavera entrare dopo l'inverno. In merito al Setsubun ci sarebbero molte cose da dire, e una di queste è che Setsubun esprime il concetto di giuntura. Dovete immaginarvi come uno di quei nodi di giuntura su un legno di bambù, per esempio. La giuntura tra l'inverno e la primavera, un periodo considerato critico a cui bisogna prestare particolarmente attenzione. Nella simbologia elementale cinese si tratta del passaggio dall'elemento dell'acqua che governa l'inverno all'elemento del legno che governa la primavera. Oggi il Mamemaki è per lo più un'occasione di folklore, che diverte sì i bambini ma anche gli adulti. Nelle case giapponesi capita spesso che il papà si travesta da orco e che i bambini lo scaccino lanciandogli addosso i fagioli. Alla fine, da un contenitore di legno, si prendono e si mangiano tanti fagioli quanti sono i propri anni di età. Io quest'anno ne dovrei mangiare 43.皆さんは盛大な拍手でお出迎えください。
合図があるまで今しばらくお待ちください。皆さん、無理に福豆を受け取ると後ろに倒れ込みますと大きな事故につながる恐れがあります。E questa è una panoramica del Mamemaki di Ikegami Hommonji che si svolge alle 3 del pomeriggio. Chiaramente questo è l'evento principale, ma dopo di questo anche altri templi limitrofi organizzano ognuno, con i propri fedeli, il proprio evento Mamemaki. Io adesso farò ritorno al tempio Yogenji, dove sicuramente stanno preparando. Nel frattempo al tempio Yogenji stanno arrivando i primi bambini. Al mio segnale, scatenate l'inferno! Tutti a raccogliere le monetine. Ecco Hiro che si prepara a lanciarmi una fagiolata in bocca. Qui sono sotto i colpi della sassaiola. Qui c'è una scena troppo carina. Alla fine dell'evento, mentre stavo per tornare a casa, arriva un bambino che mi chiede se avessi potuto raccogliere dei soldi. Gli ho detto di no, e quindi lui mi regala questa, che è la sua monetina portafortuna. Troppo carino. E abbiamo visto il Mamemaki allo Ikegami Hommonji e al tempio Yogenji. Però adesso c'è un'altra cosa che devo fare. Devo passare al Konbini e adesso vi spiego il perché. Monelletti quando passano continuano a parlare. Allora,
Cosa volevo dire? Dovete sapere che nella regione del Kansai, ovvero nella zona di Kyoto, Osaka, Nara, quella zona si chiama Kansai, c'è questa tradizione, ovvero durante il Setsubun mangiano un rotolo di riso che si chiama Ehomaki. Questo Ehomaki è questo rotolo di riso e alga nori. Adesso non so bene cosa c'è all'interno, speriamo di trovarlo, così ve lo faccio vedere al combini, perché è una tradizione effettivamente del Kansai, però ultimamente si trova pure qui il combini, insomma, preparano questo Ehomaki e si può comprare pure a Tokyo. In pratica questo Ehomaki bisogna mangiarlo in silenzio puntando una direzione considerata fortunata. Anche qui ci sono degli elementi cinesi, no? Le direzioni fortunate. Quest'anno la direzione fortunata è Nan Nanto, ovvero sud-sud-est. Quindi adesso io passo al combini, vado a vedere se c'è questo Ehomaki, ne compro uno e poi farò un minuto di silenzio in preghiera a mangiare questo rotolo nella speranza di attrarre un po' di fortuna, visto mai che un po' di culo faccia bene. A me sì, sicuramente. お願いします。はい、お願いします。はい。はい。はい、ありがとうございます。レシートは大丈夫です。ありがとうございます。どうぞ。こんにちは。 Missione compiuta, eccolo qua, il cannone, il Megamaki. Eccolo qui, Ehomaki del 2023. Qui c'è scritta anche la direzione fortunata di quest'anno, vedete, con la freccia che indica il sud-sud-est, Nan Nanto. La direzione del 2023 è Nan Nanto. Alla modica cifra di 480 yen, cioè un botto, ecco qua, questo cannoncino Maki. Tova. Allora, la direzione sud-sud-est è praticamente dove c'è quel palazzo. Adesso vi faccio vedere sta roba. Cioè, niente di speciale, eh? Un minuto di silenzio a mangiare Ehomaki.